c'è olio e olio. Parliamo sempre più spesso di olio extravergine. Andando nei banchi dei supermercati, però, scopriamo che di oli extravergini ce n'è di tantissimi tipi, da quelli industriali a quelli delle multinazionali a quelli artigianali. E da poco una nuova presenza, olio extravergine biologico. Ma che cos'è? Siamo andati a domandarlo ad alcuni esperti. Il mercato dell'olio extravergine in Italia, perlomeno secondo i dati relativi all'anno 2006, è rappresentato all'incirca del 60% dell'olio extravergine che io chiamerei convenzionale, cioè quello solo di marchio senza particolari indicazioni. Segue poi un 20% di olio extravergine di oliva classificato come biologico. Dopo di questo vengono altri prodotti tipo l'olio denominazione di origine protetta, che rappresenta circa il 4-5% di quanto olio viene consumato in Italia. Oltre a questi sono da considerare due prodotti emergenti, che sono l'olio extravergine di oliva proveniente da lotta antiparassitaria integrata e il cosiddetto olio extravergine di oliva tracciato, cioè che dà tutte le indicazioni in modo di poter risalire dalla bottiglia addirittura fino al nome dell'olivo, volendo. Basta la dicitura extravergine biologico per parlare di qualità? È un buon inizio sicuramente, però non è sufficiente. Il nostro olio biologico ha la carta d'identità e questo è uno strumento ulteriore per garantire al consumatore il profilo organolettico del prodotto. Biologico è un bellissimo, è una bellissima immagine, è un bel concetto, però non è sufficiente. Ci sono altri strumenti che sono quelli del frantoio pulito, della raccolta e della successiva frangitura nelle 48 ore, l'attenzione massima nel frantoio, nel rispetto del frutto, dell'oliva, di questa drupa, che è un frutto meraviglioso e che ci può donare grande longevità. Io spesso abbino l'olio al vino. Profumi e gusti che noi troviamo nei vini di pregio li dobbiamo ritrovare anche negli oli extravergini di pregio. Ci si può chiedere, nel campo degli oli extravergini di qualità, cioè che si differenziano dagli oli convenzionali, come mai i prodotti a denominazione di origine protetta oppure a indicazione geografica protetta rappresentano poco più del 4-5%, mentre un prodotto biologico rappresenta in Italia il 20% del prodotto consumato. Cominciamo con il vedere le differenze fra le due tipologie. Il prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta significa che questo prodotto ha completamente tutta la filiera in un'area molto ben definita. Il biologico invece segue un'altra procedura di riconoscimento, nel senso che tutta la coltivazione viene fatta all'insegna di norme precise che vietano la utilizzazione di fertilizzanti chimici, di antiparassitari. Non ci sono in pratica differenze fra gli uni e gli altri. In particolare il biologico richiede da parte del consumatore una specie di concetto di fede, cioè ritenere che questo prodotto ha qualche cosa in più.